Poracci, come era giusto aspettarsi, il gameplay trailer di Halo Infinite mostrato ieri durante l'Xbox Games Showcase ha lasciato perplessi tantissimi utenti. Il titolo di punta della lineup di lancio di Series X si è dimostrato tutto fuorché impressionante dal punto di vista grafico, e lo Sleep Space Engine, su cui Microsoft ha investito tantissimo denaro e risorse, non sembra minimamente corrispondere alle aspettative del pubblico. Questa presentazione si inserisce in un quadro generale sempre più chiaro e che secondo me vale la pena analizzare con razionalità per rispondere a una domanda che tutti quanti ci stiamo ponendo: perché la grafica della next gen sembra così deludente? Io sono il Poro Michele e come al solito, prima di proseguire, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Come lezione generale e precauzione valida sempre e comunque, io direi di smettere di fidarci dei target render e dei trailer in engine. Inutile gridare al miracolo se poi i prodotti finali sono solo l'ombra di quanto accennato inizialmente, e non è certo la prima volta che si presenta una situazione del genere. La qualità di un motore grafico va testata in un ambiente realistico di gameplay, con tanti fattori che mettono sotto stress le capacità dell'hardware, che non si limita a riprodurre una cutscene renderizzata in tempo reale. Insomma, un conto è creare appositamente un trailer dentro a un'astronave, uno spazio ristretto e solo due personaggi su cui concentrare tutti i dettagli, e tutt'altra storia inserire questo ambiente chiuso in un contesto ben più esteso. Lo stacco qualitativo tra il soldato presentato nel trailer dell'anno scorso e l'inizio del gameplay di ieri è fastidioso quanto prevedibile, e non può che viziare da subito la prospettiva con cui guarderemo questo segmento di giocato, un occhio rivolto ad una promessa disattesa a un piccolo inganno che depotenzia enormemente la qualità effettiva del gioco. Tolto questo primo punto, entriamo un po' più nello specifico. È chiaro che Microsoft sta puntando tutto sul suo ecosistema Xbox più che sulla singola console, e nei primi anni di vita di Series X i giochi saranno pensati più in ottica della smart delivery. I titoli first party come Halo, più che venire sviluppati direttamente per il nuovo hardware, saranno concepiti per essere sfruttati al meglio su Series X, ma al tempo stesso pienamente godibili anche sulla famiglia One. Questo significa che sì, Infinite è un titolo pensato per l'attuale generazione, che riceverà dei benefit nel girare su hardware next gen. Bonus sostanziosi, come la risoluzione a 4K e i 60 fps garantiti, ma che non riscrivono di certo le regole della fedeltà grafica. Ottimizzazione è la parola chiave, ed è un concetto che non si limita soltanto a Halo o alla libreria Xbox, ma investe tutti gli sviluppatori, grandi e piccoli. Pensate alla lineup di Ubisoft, alle scelte di Konami e EA per i loro sportivi, o anche alla stessa PlayStation 5. Sebbene non sia ancora chiara al 100% la strategia di Sony per quanto riguarda la retrocompatibilità, quello che è emerso da progetti come Spider-Man Miles Morales o l'ennesimo porting di GTA 5 è che gran parte degli sforzi degli sviluppatori si concentrerà in questo primo periodo nel prendere quello che di buono è stato partorito negli ultimi anni e renderlo fruibile nella migliore delle configurazioni possibili. In fondo, in chiusura di questa generazione, i motori grafici tirati fuori dalle grandi software house si sono dimostrati capaci di tirare fuori una resa grafica strabiliante, se si pensa soprattutto alle macchine su cui girano. Prendete come esempio Red Dead Redemption 2, il decima engine di Death Stranding e Horizon Zero Dawn, il re engine di Capcom o gli sforzi di Square Enix con Final Fantasy VII Remake. Sono tutti grandissimi traguardi tecnologici, che però risentono del collo di bottiglia di PS4 e Xbox One. Final Fantasy VII Remake ha tantissime cose fuori posto, tra texture a bassa definizione e corridoi che nascondono caricamenti invisibili, delimitando così aree tutt'altro che vaste. Il re engine presenta pochissimi spazi aperti e l'open world del decima è tanto bello da vedere quanto scarsamente interattivo, senza contare poi i continui caricamenti, i cali di frame rate e le risoluzioni adattive, tutti compromessi necessari per superare i limiti tecnici di questa generazione. Ecco, è chiaro che la next gen partirà proprio da questi presupposti, delle eccellenti fondamenta su cui edificare costruzioni ancora più solide. Sono tutti cambiamenti che impatteranno in modo silenzioso la qualità dell'esperienza del giocatore, andando a perdere quella carica esplosiva che di solito i nuovi hardware portano con sé. Non dico che non siano cambiamenti radicali, anzi, continuo a pensare che la velocità dell'SSD porterà una vera e propria rivoluzione nel game design. Dico solo che sono molto più difficili da apprezzare del semplice
semplice colpo d'occhio. Microsoft ha sbagliato enormemente nel pubblicizzare Infinite come un gioco next gen a tutti gli effetti, quando in realtà è un titolo chiaramente cross-generazionale. Inoltre, 343 Industries ha commesso un po' un errore di comunicazione, affermando che si tratterà dell'Halo più vasto di sempre, senza lasciarne intuire realmente le dimensioni, che a quanto pare vireranno verso un impianto open world. Se avessero dato la percezione effettiva dell'estensione della mappa di gioco, magari allontanando l'inquadratura dalla visuale in prima persona per un'ampia panoramica sull'area circostante, una grafica così standard sarebbe stata molto più giustificabile. E per finire, poracci, non dimentichiamoci che da sempre i titoli della lineup di lancio sono tutto fuorché sensazionali dal punto di vista grafico, soprattutto se confrontati con quanto uscirà in seguito. Gli hardware nuovi hanno sempre bisogno di un periodo di rodaggio affinché gli sviluppatori acquisiscano familiarità con le nuove architetture. Pensate al primo periodo di PS3, o a Perfect Dark Zero su Xbox 360, o perché no, proprio Halo 3. Oggi viene ricordato come un titolo spaccamascella, eppure all'epoca i modelli degli umani erano tutto fuorché convincenti e mi ricordo di essere rimasto parecchio straniato dallo stacco qualitativo tra i vari elementi di gioco. Insomma, se da una parte è troppo presto per decretare che questa nuova generazione di console non sarà in grado di emozionarci visivamente, bisogna anche capire su cosa concentrare lo sguardo e rendersi conto che molte delle migliorie saranno più che altro funzionali al gameplay e non dei semplici orpelli estetici. E voi cosa ne pensate? Vi convince questa next gen? Vi aspetto nei commenti, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, next gen, ciao!